come alleviare l'infezione urinaria nei bambini. Quando i nostri figli hanno un'infezione, subito ci allarmiamo. Il fatto è che le infezioni urinarie colpiscono frequentemente i bambini e possono addirittura causare loro un danno importante. Per questo è necessario alleviarle ed eliminare i sintomi il più velocemente possibile, evitando complicazioni future. Le infezioni urinarie sono un problema molto comune, soprattutto nei primi anni di vita. Non sono difficili da trattare, ma è importante farlo al meglio per evitare problemi. In questo articolo vi illustreremo dei rimedi naturali per alleviare i sintomi delle infezioni urinarie nei bambini. Quali sono le cause dell'infezione urinaria nei bambini? L'infezione urinaria nei bambini può dipendere da diversi fattori che fanno sì che i batteri arrivino alla vescica o ai reni, così come il reflusso vescico-ureterale, per cui l'urina ritorna all'uretere e ai reni. È una condizione normale nelle prime settimane di vita. Malattie del sistema nervoso che ostacolano lo svuotamento della vescica. I bagni con la schiuma, gli indumenti molto attillati, non urinare con frequenza, un'igiene intima scorretta, così come un'errata pulizia dopo essere andati al bagno, per cui i batteri raggiungono la vescica. Quali sono i sintomi dell'infezione urinaria nei bambini? Indipendentemente dal grado dell'infezione, i primi sintomi che si manifestano sono tracce di sangue nell'urina, urina di colore scuro o dall'odore forte a causa dell'infezione. Necessità di andare in bagno costantemente. Dolore o bruciore durante la minzione. Pressione o dolore pelvico. Tuttavia, se l'infezione non viene trattata per tempo, potrebbe degenerare in una pielonefrite, cioè una malattia infiammatoria che colpisce i reni. In questo caso potrebbero manifestarsi brividi, febbre, pelle arrossata, nausea e vomito, dolore intenso al ventre e al costato. Quali rimedi casalinghi possono aiutare ad alleviare i sintomi dell'infezione urinaria? L'acqua. È molto importante che il bambino beva 6-8 bicchieri di acqua al giorno. L'acqua aiuta a combattere l'infezione, eliminare i batteri, andare in bagno regolarmente e mantenere l'urina pulita. Il bicarbonato di sodio. Aggiungete 1 cucchiaio, 10 g, di bicarbonato di sodio a un bicchiere d'acqua, 200 ml. Questo composto aiuta ad alleviare l'infezione e ad eliminare l'acidità dell'urina, il che velocizzerà la guarigione. L'ananas. L'ananas è un ottimo diuretico naturale. Una tazza, 150 g. Di ananas al giorno non solo consente di andare in bagno più spesso, ma anche di eliminare l'infezione grazie ai componenti naturali del frutto. I mirtilli hanno proprietà antimicrobiche ed antibiotiche che possono rivelarsi molto efficaci contro le infezioni del tratto urinario. Si possono mangiare interi, ma sembra che bere da 2 a 4 bicchieri di succo di mirtillo sia il modo più efficace per mantenere la vescica pulita e libera da infezioni. L'olio di cocco apporta una notevole quantità di benefici, anche in caso di infezioni urinarie. Per combattere più facilmente i batteri e le infezioni nella vescica, si può bere un 1 cucchiaio, 15 g, di olio di cocco tutti i giorni. L'anguria. Questo frutto contiene elevati livelli di acqua ed è un'ottima soluzione per purificare le vie urinarie se i bambini non vogliono bere. Potete tagliarla a fette o pezzetti. L'aglio.
L'aglio vanta una notevole quantità di proprietà antibatteriche che aiuteranno a combattere i batteri responsabili dell'infezione nella vescica del vostro bambino. Ingredienti: 2 spicchi d'aglio, 1 tazza di acqua, 250 ml. Procuratevi degli spicchi d'aglio freschi e sani. Tritateli e aggiungeteli a una tazza di acqua calda. Lasciate in infusione 5 minuti. Filtrate l'infuso e dolcificatelo se necessario. Fate bere ai bambini 3 tazze di infuso di aglio al giorno per alleviare i sintomi dell'infezione ed eliminarla velocemente. Come evitare l'infezione urinaria nei bambini? Per evitare che queste infezioni si presentino regolarmente, vi consigliamo di seguire questi consigli. Evitare bagni con tanta schiuma. Evitare gli indumenti troppo attillati. Bere tanto, i liquidi sono fondamentali, che siano succhi o acqua. Insegnare ai bambini una corretta igiene intima. Stabilire una routine per andare al bagno. In questo modo, non solo allevierete i sintomi, ma potrete prevenire eventuali infezioni urinarie in futuro. Cosa fare se nessuna di queste raccomandazioni funzionasse? Se nessuno di questi consigli vi aiutasse con i vostri bambini, vi raccomandiamo di consultare il pediatra. Visiterà il vostro bambino e saprà indicarvi il trattamento più adeguato per eliminare l'infezione. Immagine principale per gentile concessione di copyright wikiov.com.